Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video cucina. Stavolta andiamo a cucinare e vi porto con me a preparare una cenetta tutta giapponese. Infatti andrò a fare gli gyoza, che sono dei ravioli, però non li vado a fare nel classico modo che poi vi spiegherò dopo, ma li farò al vapore. E poi ovviamente il sushi. Non l'ho fatto tantissime volte in vita mia, devo dire che di solito me la cavo abbastanza in cucina, però ovviamente il sushi è una di quelle ricette che hanno dei passaggi predefiniti da fare. Bene, sciacquare il riso, cuocerlo in determinato modo, avere l'astuina di bambù, fare bene i roll, insomma, è una cosa lunga. E ho detto, ma sì, vi faccio vedere come faccio. Ovviamente non è un video ricetta, tutorial passo per passo, quindi vi faccio proprio vedere come faccio le cose. Voi contate soltanto che sono le 3:20, ce la faremo per stasera. Spero di sì. Intanto mi porto avanti, vado a cuocere il riso e ho già fatto la pasta dei ravioli che adesso vi faccio vedere. Andremo a seguire la ricetta di giallo zafferano. Tra l'altro vi invito ad andare a vedere il video se volete vedere anche le varie tipologie come si creano. Quindi qui dice per 6-8 persone, in realtà noi siamo di meno, quindi io vado a dimezzare le dosi. Primo passaggio è fare il riso e va sciacquato bene finché l'acqua non è limpida. Questo qui è il riso che andrò ad utilizzare a grani medi per sushi e quindi vado subito a sciacquarlo. Ok, così qua 2,50 di riso. Qui abbiamo l'assistente, ovviamente acqua fredda, e si deve fare questo movimento, vedete come spurga l'amido, finché l'acqua non vi viene pulita. Come vedete, ovviamente è ancora molto molto torbida. Una volta sciacquato il riso lo metto in una pentola e qua dice 600 ml di acqua per 500 g di riso. Io ne ho fatti la metà, quindi vado ad usare 300 ml di acqua. In realtà potete utilizzare anche il cuociriso, io l'ho ordinato da Amazon, non è arrivato in tempo, quindi niente, farò il classico metodo. L'importante quando cuocete il riso per il sushi è non giratelo mai e mettete un coperchio. Ovviamente io non ho il coperchio trasparente, quindi mi attaccherò ogni tanto, dovrò sollevare a vedere come va la situazione. Comunque, in linea generale, queste sono le accortezze. Ecco i nostri 300 ml di acqua. Ecco, già abbiamo sbagliato un passaggio perché qua diceva lasciare a bagno per 15 minuti e poi lasciare altri 15 in un colino. Ma vabbè, salteremo questo passaggio e vedremo cosa succederà. Qui ci metterò anche il pezzetto di alga. Io evito, volevo solo capire quanto tempo portare a bollore a fuoco medio, non aprire più il coperchio fino a quando non sentirete la bollitura. Quando fa blablabla. Quando vediamo che l'acqua si è assorbita, ci rivediamo. Metto a fuoco medio e copro con il coperchio. Ovviamente, questa è la quarta volta in tutta la mia vita che io faccio il sushi. Di solito facevo anche i gamberetti fritti. Sapete, da mettere negli ebi tempura, ad esempio, no? Stavolta, ho deciso di fare condimenti diversi che comunque mi vado a preparare appena il riso è pronto. Quindi questa diciamo che è la cosa un po' più lunga, che richiede tempo di preparazione e riposo. Però vi dico già che vado a fare quasi tutti uramaki perché sono i miei preferiti, quelli con il riso fuori e l'alga dentro. Avocado, tonno, maionese, poi salmone, avocado, Philadelphia e poi credo che farò il California, praticamente con il surimi, il cetriolo, avocado, vediamo cos'altro metterci. In linea generale queste sono le tipologie. Ho anche già ovviamente preso la mia alga nori, questi qua sono 5 fogli, ma cosa che io sbagliavo le scorse volte, di non tagliare l'alga. Queste qui sono quelle grandi, come vedete, tipo quasi quadrate, e sbagliavo perché le utilizzavo intere e a parte ci mettevo più riso di quello che dovevo mettere rispetto poi al pesce e alle cose dentro, e poi mi veniva una sorta di rotolino infinito molto estetico, non veniva come questi per intenderci. Quindi ho imparato proprio vedendo il video di giallo zafferano che va tagliata a metà e poi insomma vediamo dopo tutte le varie specifiche. Detto questo, io aspetto che il riso si cuoce perché dopo dobbiamo fare il condimento con l'aceto di riso. Io utilizzo questo qua. Ho visto che non della stessa marca, ma della marca della salsa di soia che si chiama Kikkoman, una cosa del genere. Questa qui è la marca Kikkoman, non Kikkoman. Fanno un condimento già pronto perché a noi adesso, oltre all'aceto appunto di riso, PS costa un fottio, dovremmo andare a mettere sale e zucchero per dargli proprio il sapore caratteristico, no? Però facciamo tutto sempre dopo. Nel frattempo ci
se mi occupiamo dei ravioli. Io ho già cotto l'interno, stavolta li farò totalmente veg. Ci sarà all'interno soltanto la verza. L'ho ripassata in padella semplicemente. Ci vado ad aggiungere un po' di questo soffritto già pronto, perché ne ho pochissimo, giusto per aggiungercelo. Come vi dicevo prima, ho già fatto la mia pasta. Questa qua è semplicemente acqua e farina. In ogni caso, se invece voi volete fare i gyoza originali, tra virgolette, la ricetta è totalmente differente, perché ci andrebbe il macinato misto o di suino, verza, cipollotto, zenzero, salsa di soia, che io comunque andrò ad aggiungere alla verza, e poi si va a fare appunto questo ripieno. Io vi ripeto, oggi mi sento veg, quindi farò la versione veg. Ok, il riso è cotto, in realtà penso si sia anche bruciato sul fondo, quindi pazzesco, pazzerello. Diciamo che è fatto. E qua sto preparando il condimento. Quindi ho messo aceto di riso, zucchero e sale, sempre metà delle quantità che ci sono scritte nella ricetta. E una volta che si sono sciolte tutte le cose, prendo recipiente. In realtà servirebbe quello di bambù che ho sempre preso da Amazon e che non è arrivato, quindi una ciotola più larga possibile, bassa, e si fa freddare il riso e gli si cola sopra questo condimentino che stiamo facendo. Allora, il contenitore dovrebbe essere in realtà appunto di legno, di bambù, come vi dicevo prima, ma mai mai di metallo se non avete appunto la prima tipologia. Quindi ho preso questo qua classico, di penso che sia plastica. Vado a mettere il mio riso, praticamente metà riso non c'è più. Favoloso. Tutto questo perché credo di essermi appoggiata sul fuoco del fornello, sul pulsantino, e di averlo alzato, perché quando sono andata a spegnere era più alto. Praticamente metà risa tutto qui. Quindi, fatto ciò, appunto, adesso verso il mio condimento. Ovviamente va fatto assorbire bene, nel mentre facciamo tipo dei taglietti sul riso in modo che il calore esca fuori. E poi questo va fatto freddare con un canovaccio umido sopra. Adesso, visto che il riso appunto si sta riposando, passo a fare i ravioli. Quindi ho tirato 10 minuti prima fuori la pasta. Adesso faccio piccoli panetti, la stendo col mattarello. Poi ci sono diversi modi per chiudere la pasta, appunto. O con questi aggeggini. Io questo l'avevo preso su AliExpress, ma trovate i set su Amazon, nei negozi dove appunto vendono le cose per il sushi. Oppure chiuderli a mano, che è un pochino più complicato, barra veloce se siete poi pratici. Quindi vediamo come mi gira. Penso li chiuderò a mano come ho fatto l'altra volta, cioè molto scialli, proprio pinzando soltanto la parte superiore. Ovviamente, piccolo consiglio, ma penso lo sappiate da soli, la pasta dei ravioli più è sottile e più vi viene bene, sia che lo cuociate poi in padella, sia che lo cuociate al vapore come farò io, che altrimenti rimane troppo spessa e vi perdete poi tutto il gusto del ripieno. Quindi mi impegno a farla più sottile che riesco, senza romperla. Quindi una volta che la pasta è stesa abbastanza fine, mi aiuto sempre con questo aggeggino per tagliare, vedete, i dischetti, così so che mi vengono tutti uguali. Vi faccio vedere con questo come vengono. Quindi prendiamo poi il nostro ripieno, ovviamente senza esagerare, e vado a chiuderlo con le mani, pinzo i bordi e vi viene poi questo raviolino. Qua mi sono preparata una teglia e li vado ad adagiare. Tarana, ecco tutti i miei raviolini pronti pronti. In realtà l'importante è mangiarseli, che siano buoni. Ora, come vi dicevo, c'è un cagnolino sulle scale. Oggi li vado a cuocere al vapore. L'ho sperimentato l'altra volta e mi sono piaciuti molto di più, anche perché poi mentalmente so che non li ho cotti in padella con l'olio, tutte cose, no? Fondamentalmente non sono fritti, come in realtà sono gli gyoza originali, che hanno poi la patinetta sotto croccante, ok? Quindi li andiamo a fare appunto al vapore. Questo qui è il food steamer, quindi il cuocitore al vapore, che ci mostrerà il nostro valletto. Eccolo qua, l'ho usato l'altra volta e mi ci sono trovata benissimo, e avevo cotto i ravioli anche con la carne, ci aveva messo veramente poco poco poco, cotti benissimo ovviamente perché erano col macinato di maiale. L'ho preso su Amazon, l'ho pagato circa una trentina di euro ed è veramente veramente favola. Ci fai un saluto? Stai sulle scale che stai più fresca. Allora, è super semplicissimo da utilizzare. Vedete, qui c'è il segnetto max per l'acqua, quindi si riempie questa parte sotto, e qui ci sono i diversi strati, come vedete sulla linguetta, non so se
forse così magari si vede, c'è scritto 1, 2 e 3. Quindi per ora monto tutte e tre le vaschette, perché comunque ne ho fatti un po' di ravioli. Chiudo e aspetto che si cominci a scaldare l'acqua. Qui mettiamo il timer, io metto un 30 per ora. E appena è pronto lo usiamo. State attenti alle mani con questo attrezzo, perché ve l'ho detto, io l'ho usato soltanto un'altra volta prima di questa. Mi sono ustionata per aprire le varie vaschette. Comunque vi faccio vedere questa. Si stanno cuocendo benissimo. Poi, essendo che il ripieno in realtà è già cotto, ovviamente si deve cuocere principalmente la pasta. Qui appunto ho il mio riso che si sta intiepidendo. Alla fine ne ho fatto un altro po' di più perché era veramente poco. Quindi tra poco iniziamo anche a fare i roll. Nel mentre, aggiornamento sull'orario, si sono fatte le 5:30. Ecco qua i ravioli una volta pronti. Come potete notare, questi qua sono riuscita a stenderli più sottili, mentre questi che vedete un po' più bianchini hanno cotto anche di più, ma la pasta è proprio più spessa, quindi per questo vi dicevo, vedete, l'effetto dei più sottili è migliore. Adesso, una volta cotti a vapore, in realtà si potrebbero anche passare in padella se volete l'effetto appunto crosticina. Io in questo caso li lascio così. E adesso mi stavo iniziando a preparare tutti i vari condimenti per il sushi. Allora, questo è del salmone, sono delle vaschette che io trovo all'Ipercoop, alla Carrefour, pezzi di pesce per farci sostanzialmente il sashimi, dicono loro, però vedete, io li taglio così a listerelle e via. Qui invece mi sono fatta una scatoletta di tonno con 2 cucchiaini di maionese. Qui abbiamo da tagliare il surimi, devo spellare e tagliare carota e cetriolo. Qui invece c'è l'avocado appunto maturo. Poi sono pronta ad assemblare il tutto. Ovviamente una delle cose fondamentali è avere la stuoia, questa qui, foderata con la pellicola, cosa che io non riesco mai a fare, cioè mi dovete spiegare come fanno perché io non lo so. E niente, mi preparo quindi queste cosine. Però questo è il casino che vi si andrà a proporre davanti. Mi sono rifiutata di mettere la pellicola perché, ragazzi, cioè non si metteva e non posso starmi a impazzire. Quindi amen, si attaccherà il riso ovunque e ciao. Ho già provato a fare 2 roll e come vedete dopo poi li andrò a tagliare e a spargere con i vari semini. Per ora li ho soltanto arrotolati. In realtà sono venuti molto piccoli, quindi non so se devo girare l'alga in un'altra direzione, ma credo proprio sia questa. Parte ruvida davanti, parte liscia dietro. Per ora ho fatto uno con tonno e avocado, un altro con Philadelphia, salmone e avocado. Adesso faccio un California. Allora, avvicino la ciotolina con l'acqua e l'aceto con cui bagno il coltello, in questo modo. E poi vado a fare il taglio, più netto possibile ovviamente. Io credo comunque di aver sbagliato qualcosa. Ogni volta che faccio un taglio vado a ribagnare il coltello. Questo lo faccio in 4, così vengono dei pezzetti più piccolini, però potete anche farlo in 3 parti. Allora, il problema è che lo sento molto moscetto al taglio, non so quale sia l'errore, ma ci lavoreremo, dai. E adesso li metto sul piatto. Quindi ecco il frutto del nostro intenso pomeriggio. Mamma mia, ragazzi, che faticona. Allora, questi sono i roll. Se avete consigli, perché io veramente non lo so se ho tagliato male l'alga, alcuni non mi si sono chiusi, quindi insomma il risultato è un po' questo. Diciamo che poteva anche essere meglio. I raviolini. E niente, fatemi sapere, datemi consigli nei commenti. Ecco qua tutto sistemato per mangiare. Qui abbiamo The Vampire Diaries. E niente, adesso ci poppiamo un po' di roba. Si sta già prendendo i miei raviolini. Wow, wow. Ne metto 2 nel piatto. Assaggio in diretta. Sono uno dei più fini comunque, mi piace tutto, molto molto meglio. Ragazzi, questi li dovete provare. Buone. Ora vi assaggio un piccolo uramaki. Così so proprio meglio di quello del ristorante. Assaggio un sushi. Noi ci vediamo molto presto in un prossimo video. Vi mando un bacino se volete altri video di questo genere. Ovviamente mettete un pollice in su a questo video. Ciao!